Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi per Guida Finestra, per la rubrica dal cantiere, volevo parlarvi di questo intervento del lontano 2015, quando tra le varie difficoltà è stata una delle prime volte nella quale abbiamo installato degli scorrevoli panoramici. Scorrevoli panoramici intendo tutte quelle vetrate scorrevoli in fissi esterni, non vetrate che chiudete i terrazzi, ma in fissi esterni contenute aria a coevento, che nascondono, celano alla vista tutto il telaio, quindi si vede praticamente solo vetro e uno o due montantini sottili a seconda del numero di arte che vengono fatte. Ricordo che anni fa, quando feci un corso a Casa Clima, ci fu l'architetto Manuel Benedicte che parlava appunto di montare questi infissi come si fa nel nord Europa senza controtelaio, e disse che aveva provato a farlo in Italia, ma non era riuscito perché tutti quelli che arrivavano dopo praticamente rovinavano il lavoro che era stato fatto prima. E ora anche nel nord Europa si sta cambiando la tendenza, sembra che anche lì abbiano capito l'utilità del controtelaio. Però ai tempi mi sono chiesto, siccome questi scorrevoli hanno un telaio che di fatto è il loro controtelaio che va annegato nella parete, un po' come succede per le porte rasomuro. Ecco, siccome c'è questo aspetto tecnico, perché installare un controtelaio? È un elemento comunque in più che se ne potrebbe fare a meno. E allora facemmo l'esperimento di montare queste due grandi vetrate panoramiche in questa villa, posammo il suo telaio con le due viti, con la schiuma, con i nastri, e poi facemmo di ogni per riuscire a chiudere tutti i binari, per nascondere le cose e proteggere più che nasconderle, perché quando si installa quel telaio poi la casa va finita e ci si costruisce attorno, in certo senso, spesso con un cappotto o una muratura esterna e spesso con un cartongesso internamente. Devo dire che l'esperimento ha funzionato molto bene, ma siamo stati anche molto fortunati perché la villa era qua in Romagna e c'era un'azienda, un presidente locale che era molto brava, molto attenti tutti i loro dipendenti, anche gli altri artigiani che hanno collaborato nell'impresa. Però è stata la prima e l'ultima volta perché poi abbiamo iniziato a usare un controtelaio ed è la soluzione che consiglio a tutti gli amici serramentisti di adottare anche per questi sistemi, perché ci mette in sicurezza l'infisso, ci consente soprattutto di mettere questa contromaschera, fare andare avanti il cantiere il più possibile per poi installare il vero telaio, e tra controtelaio e telaio in fisso consiglio di lasciare più tolleranza del normale, quindi un po' quello che si fa nel mondo del legno, lasciare 2 cm, 2,5 cm, in modo che si possa schiumare agevolmente senza dover utilizzare i nastri, perché è più complesso quando parliamo di vetrate da 3, 4, 5, 6 metri o vetrate ad angolo usare i nastri eterno-spandenti. Lì con la schiuma elastica si ottiene lo stesso risultato, ma con meno fatica. E poi un'altra cosa che abbiamo imparato negli anni è che questo tipo di controtelaio si può fare in due modi. Uno sarebbe il classico controtelaio ad L, io lo monto come faccio per qualsiasi altro infisso, poi gli monto il telaio dentro e dentro, interno casa, facciamo finire successivamente con una controparete in cartongesso o anche solamente un paio di lastre che gli stirano davanti, in modo da appunto da nasconderlo. L'altro sistema, che l'abbiamo ideato quando abbiamo trovato un po' di opposizione a questa parete in cartongesso, perché alcuni dicono: ah, sto il cartongesso solo in quella parete del panoramico, poi mi diventa complicato gestire tutto, mi trovo due finiture diverse perché lì c'è l'intonaco, di là invece ho la rasatura sul cartongesso. E allora cosa abbiamo fatto? Ah, tra l'altro in un cantiere il problema era che dentro c'erano delle travi e delle cerchiature in acciaio, e quindi dall'interno era impossibile andare dentro col telaio. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo girato tutto il sistema, praticamente l'L del controtelaio, qui siamo dentro, invece di essere montata così, l'abbiamo montata al contrario. Facendo questo tipo di stravolgimento del sistema, cosa succede? Succede che la parte dentro può essere completamente finita, quindi fa la muratura, intonacata, come tutte le altre pareti della stanza. Esternamente si monta l'infisso, quindi il telaio dell'infisso, e successivamente ci si va sopra con il cappotto. E anche questa è una soluzione che in alcuni cantieri può venire molto molto buona, e te ne volevo parlare. E nel cantiere specifico, tra le altre cose, abbiamo dovuto incassare chiaramente le guide al pavimento, abbiamo creato delle sorte di vasche in acciaio inox con dei canali di drenaggio
per l'acqua piovana, anche l'acqua della pulizia dei vetri, anche se era molto riparato, c'era un tipo 3 metri di superficie gettante, di sporgenza, di acqua non ne prenderà mai tanto, però bisogna pensare quella che ci può andare anche nella pulizia dei vetri o in un evento eccezionale di quelle piogge torrenziali che magari che sono più orizzontali che verticali. Poi dopo abbiamo fatto una grande vetrata che puoi vedere nelle foto, tipo un quadro praticamente, che sembra una vetrata fissa nella zona della scala, dove invece abbiamo celato dei motori a scomparsa all'interno del vetro stesso, quindi non si vedono maniglie, non si vedono cerniere, sembra un grande vetro fisso, ma con la domotica, che è una parte predominante di questo intervento, si può aprire questa grande apertura e dare aria al tutto. E per non farsi mancare niente, anche la scala è stata realizzata su misura, in acciaio. L'architetto voleva qualcosa come se fosse un foglio di carta appeso alle pareti, e però questo foglio di carta era un acciaio da 10 mm per garantire la solidità statica che desiderava invece il cliente, perché il cliente mi diceva: guardate che io non voglio stare su questa scala completamente sbalzo e sentire delle vibrazioni, quindi era importante usare degli spessori elevati. E di nuovo l'architetto diceva: guarda che non voglio vedere le pieghe degli scalini, perché sarebbe stato facile anche piegare della lamiera anche fino a 10 mm di spessore. Quindi sono stati fatti scalino pezzo per pezzo, saldati a 90 gradi esatti, perché lui voleva vedere lo spigolo a 90 gradi perfetto. Questo era un aspetto estetico che voleva l'architetto. Quindi tra architetto e tra cliente ci hanno permesso comunque di costruire questa scala che, come puoi vedere, è un'opera d'arte. Ti ho parlato anche di questo perché spesso nel mondo degli infissi ci sono delle realtà come le nostre che si occupano sia della carpenteria sia del mondo degli infissi. Poi in ultimo il cliente e anche l'architetto volevano un isolamento termico molto molto elevato e anche un'elevata sicurezza, quindi si parlava di vetri tripli, si parlava di vetri extrachiari, perché nelle ville del genere l'extrachiaro è la norma, e si parlava anche di un vetro blindato, quindi con dei certi pesi. Siamo dovuti scendere a compromessi, era di questo che ti volevo parlare, perché i sistemi panoramici solitamente portano 400-500 kg ad anta, che possono sembrare tanti, però quando abbiamo delle vetrate scorrevoli alte 3 metri, come in questo caso, quando devo installare un vetro triplo, magari uno spessore elevato, un 5-5, un 6-6, e di conseguenza anche dentro un vetro molto simile, e poi c'è anche il vetro centrale che non potrà essere un 4 mm, ma sarà almeno un 6 mm, se non un 8, in certe situazioni, tutti questi spessori e queste dimensioni vanno a far diventare 500 kg un pochettino stretti. Quindi nel caso di questa villa specifica abbiamo scelto per le grandi vetrate di dare una sicurezza adeguata, ma rinunciando alla terza lastra di vetro, quindi a un isolamento leggermente inferiore rispetto alle altre vetrate. Però abbiamo ottenuto una vetrata che rimane scorrevole, che rimane garantita e che rimane sicura. Spero che anche questo video ti sia di spunto per fare sempre meglio il tuo lavoro. Ti auguro un buon lavoro, ciao e al prossimo video!